Malachia 4.5, ecco io vi mando Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile, quindi Elia si sarebbe reincarnato poco prima della venuta di Cristo, ma Elia e Giovanni Battista, lo dice il Vangelo, gli appare l'Arcangelo Gabriele a Zaccaria e gli dice Elisabetta tua moglie ti darà un figlio che chiamerai Giovanni, gli chiamerai innanzi con lo spirito e la forza di Elia. Elia si è reincarnato ed era Giovanni Battista. Non lo dice Caria, lo dice l'Arcangelo Gabriele che è degno di fiducia, infatti, perché nemmeno Zaccaria gli crede, perché gli dice: Ma come io sono vecchio? Mia moglie pure era pure sterile, come facciamo a fare un figlio? E Gabriele, che è un angelo della giustizia, si arrabbia e dice ecco siccome hai dubitato. Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Siccome non mi hai creduto, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose si avvereranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo. Quindi Giovanni Battista era Elia, la reincarnazione lo conferma Gesù Cristo in persona. Ora dai giorni di Giovanni Battista fino a ora il Regno dei Cieli è preso a forza i violenti se ne impadroniscono poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni e se lo volete accettare, dice Gesù, egli è Elia che doveva venire. E poi lo ripete, talmente importante, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto perché Erode gli fa tagliare la testa, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni Battista. Quindi c'è o non c'è la reincarnazione nel Vangelo? Certo che c'è, non c'è la parola. Ma se abbaia come un cane, scodinzola come un cane, mangia come un cane, c'è la forma del cane, non ho bisogno di un prete che mi dica che è un cane, lo capisco da me. Reincarnazione, e lì addirittura torna, perché è il precursore della venuta di Cristo, la seconda venuta, arriva. Il sacerdote Nicodemo, arriva il sacerdote Nicodemo che era uno dei sacerdoti del Tempio, quindi collega di Caifa, di Anna, di quelli che hanno voluto la morte di Cristo. E dice una cosa importante Nicodemo, che i sacerdoti avevano riconosciuto il Messia. Rabbi, noi, quindi lui e gli altri, sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli, se, che tu fai, se Dio non è con lui. Quindi lo sapevano che era il Messia, questi assassini, e l'hanno ucciso. E chiede a Nicodemo della reincarnazione e Gesù gli risponde, in verità, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo... Non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio, nato di nuovo. Ora i preti ci dicono che il battesimo, no? Verso l'acqua al bambino. Non è vero, perché parla di utero Nicodemo, non c'era il battistero all'epoca, come poteva Nicodemo parlare di battistero? È una menzogna quella che ci viene detta perché Nicodemo disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Si sta parlando di nascita corporea, rinascere, reincarnarsi. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua il corpo e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi la reincarnazione, assieme alla legge di causa ed effetto, è il cardine del Vangelo e i credo religiosi, una buffonata terrificante, manipolatoria inventata da uomini in carne e ossa che si vestono in modo strano per fregare il prossimo. In questo momento io sto, sto facendo il sacra docens, insegno la scienza sacra. Sono in giacca e cravatta, camicia, non ho bisogno di mettermi i paramenti sacri. Non è sacro il paramento, è sacra l'azione che fa l'uomo. Come può essere sacro un paramento e blasfemo colui che la indossa? Poi, siccome Nicodemo insiste, Gesù gli dice: quello che è nato dalla carne e carne, cioè le leggi della materia, fare la cacca, non sono quelle dello spirito, creare. Sono due leggi diverse, corpo e spirito, quello che è stato fatto in acqua e quello che è stato fatto in spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo, più chiaro di così che volete. Quindi, dov'è il problema della sofferenza dell'uomo? Il problema della sofferenza dell'uomo è che noi violiamo la legge. E la legge è un fatto scientifico, sono forze universali reali, sono le strutture che governano le aggregazioni ordinate della materia ai fini della manifestazione della vita. Ora mi doveste spiegare voi come può essere che in un corpo vivente ci sia del ferro, del calcio, del magnesio, del potassio. Cos'è che rende i minerali, i metalli materia vivente ordinata? Che si auto-organizza per reggere il sistema vita? Non ci pensiamo mai a queste cose. Se io prendo un pezzo di ferro, datemi un pezzo di ferro per favore. Un pezzo di ferro. E lo guardo, ecco, questo è metallo. Come può diventare vita un pezzo di metallo? Che magia c'è dietro? Io ho sto metallo nel mio corpo, anche il mercurio dei pesci, più altra roba. Quindi è scienza. Non esiste la religione, è un inganno. Esiste la conoscenza che è in grado di spiegare effetti incomprensibili che ancora non riusciamo a capire. Li vediamo, la scienza li vede, ma la scienza non me lo sa spiegare. Perché c'è il ferro nel corpo? Mi diranno perché il ferro con l'ossidazione trasporta l'ossigeno, circolazione arteriosa, venosa, bla bla bla. Sì, ma perché il metallo? Un corpo biologico dovrebbe essere fatto solo di biologia, non di metalli, di minerali. Dov'è la magia? Le strutture, i campi energetici sconosciuti o quasi che aggregano la materia esistente, minerale, vegetale e animale, in un corpo perfettamente funzionante senza la nostra volontà. Che sostiene la manifestazione intelligente dello spirito. Mettete uno spirito nel corpo di un cane, non può fare nulla. Non ha le mani con un pollice opponibile. Non ha le corde vocali strutturate in questo modo. Non ha l'encefalo che abbiamo noi. Lo spirito, intelligenza, ha bisogno per manifestarsi di un corpo umanoide. Ecco quindi che c'è la seconda morte. La seconda morte è la condanna peggiore per i peccati gravissimi contro la creazione, lo stagno di fuoco e zolfo, la genna di cui parla Cristo. Cioè che Dio per i peccati più terribili condanna lo spirito a reincarnarsi in corpi di bestie per molto tempo fino a che non capiranno che è meglio non rompere le palle. I peccati... È scritto nel Vangelo vi sono peccati che non vengono perdonati. I peccati contro il Figlio vi saranno perdonati, ma i peccati contro lo Spirito Santo non vi verranno perdonati. È meglio che vi fosse legata una macchina d'asino al collo e foste scagliati in mare piuttosto che scandalizzare uno solo di questi bambini. Oggi esistono pedofili. Gruppi di pedofili potenti che ingravidano donne e fanno allevamenti di bambini per violentarli. Muoiono entro i due anni per le sedizie continue a cui vengono sottoposti. Questa è la nostra società. Quindi Dio cosa farà a questa società? E noi siamo complici perché siamo cani muti. Non ci opponiamo, siamo perfettamente conformati al sistema. Si chiama ignavia. Noi Usiamo le ricchezze criminali che il sistema ci procura falcidiando i popoli che mantiene in povertà, africani, sudamericani, eccetera, eccetera. Fatevi amici con le ricchezze ingiuste. Le nostre ricchezze, amici, che ci permettono di essere qui oggi a disquisire di queste cose meravigliose, vengono dall'omicidio, dallo sfruttamento iniquo, dall'assassinio dei paesi che hanno le risorse che noi italiani non abbiamo. Allora Cristo dice... Comprendo che voi, per vivere in una società, dobbiate adeguarvi a quello stile di vita, ma usatele per la giustizia nel mondo, se no farete una brutta fine, perirete tutti. Lo dice il Vangelo. Si sono pure inventati il Gesù, quello misericordioso che perdona tutti indistintamente. No, no, falso. C'è la giustizia. Perché se non c'è giustizia, non c'è equilibrio. Giustizia non è vendetta. Giustizia viene da giusto. Giusto è equilibrato armonico, corretto, etico. Quindi Dio deve a forza, visto che l'uomo non lo accetta da migliaia di anni, imporre l'equilibrio, perché l'uomo sta devastando la sua creazione, l'Immacolata Concezione, la creazione purissima di Dio, gratis. Non si è fatto finanziare dalla BCE Dio per creare il mondo, ce l'ha dato gratis.